cari amici telespettatori, oggi per la rubrica intervista abbiamo il piacere e l'onore di avere l'ex prefetto di Roma, Pecoraro Giuseppe, e l'avvocato Raimondo Vadilone, che è presidente di un'associazione importantissima che si chiama Confini per Dio. Ovviamente oggi parliamo di legalità, ma legalità, faccio la domanda all'ex prefetto che è specializzato in questo settore, può esisterci una legalità senza il lavoro? No, il lavoro sviluppa e favorisce la legalità. Quindi, e noi per di tutto la legalità è un termine molto ampio. La legalità è l'insieme delle regole che tutti noi cittadini dobbiamo rispettare. È ovvio che il lavoro viene favorito se c'è legalità, se c'è rispetto delle regole, se ci sono comportamenti consoni e ci sono comportamenti tali da poter fare in modo che l'economia italiana si possa sviluppare. E quindi quando si parla di legalità, noi abbiamo avuto in campagna dei problemi di grosse legalità, lei citava Caivano come esempio, da poter cercare di tirare e aggiustare un po' il dito, perché in effetti bisogna anche aiutare, oltre alla legalità, ma bisogna creare anche i presupposti per questi giovani. Certo. Che si vogliono inserire nello stato sociale. Non c'è dubbio. Lei parlavamo prima un poco, lei ci aveva qualche idea per i giovani. Ma guardi, allora Caivano per tutto è un fiore all'occhiello di questo governo. Effettivamente dopo quello che è successo a Caivano era necessario un intervento forte, determinato, cosa che è stato fatto da questo governo. Qualcuno può apprezzarlo, qualcuno può apprezzarlo meno, comunque c'è questa grossa novità che è stata fatta a Caivano. È importante però nello stesso tempo, io so che a Napoli ci stanno pensando, come anche a Roma ci stanno pensando, che non sia solo sport l'unica alternativa alla delinquenza. È necessario che ci sia anche il lavoro. Che di sport non si, lo sport non è che dà da mangiare, lo sport dà la possibilità alle persone di star bene nel tempo libero, di avere degli obiettivi, di poter competere, regole di vita, di migliorare la qualità della propria vita, eccetera. Però è necessario nel contempo che ci sia la possibilità poi di lavorare. Io so che ci sono dei progetti, perché i giovani di Caivano, come i giovani delle zone attorno a Caivano, possono trovare poi dopo spazio in aziende, possono trovare spazio nel commercio, e mi auguro che tutto questo avvenga in tempi brevi, altrimenti Caivano diventa un'isola, una cattedrale nel deserto. Dopo ritorniamo su questo discorso. L'avvocato Vadilone è molto, è presidente di un'associazione Confini. In effetti questa associazione che cosa si occupa? Ma la nostra è un'associazione che tende sicuramente al sociale, a guardare quelle che sono le problematiche culturali di una realtà così ampia come la Campania. Si chiama Confine Meridionale perché significa con il fine di interessarsi di quelli che sono gli argomenti che riguardano il meridione e in particolare quelli che riguardano la Campania. E quello che oggi noi verifichiamo è che c'è una vera e propria emergenza che riguarda proprio la microcriminalità, la criminalità, e quindi non c'è giorno che noi non troviamo sui giornali che si è verificato un episodio delittuoso che ha visto purtroppo quelle che sono, diciamo, le azioni fatte da minorenni. E questo poi apre un'ampia pagina anche su quello che è la vicenda dei reati che riguardano i minori. Cioè, è una situazione dove effettivamente c'è chi propone di abbassare la soglia per quanto riguarda i reati minorili, però probabilmente non è questa la soluzione. La soluzione, come diceva prima il prefetto Pecoraro, è trovare diciamo, le ipotesi e le vie per poter creare lavoro e quindi evitare i due grandi problemi che riguardano la Campania, ma che riguarda anche il Meridione. Cioè i giovani che vanno via e quindi studiano
Campania, però poi dopo le loro vite professionali e lavorative sono altrove, quindi oltre a essere, diciamo, un danno economico, è anche, diciamo, una sofferenza per i genitori che li vede partire via. L'altra invece, quelli che rimangono, o lavorano, diciamo, in situazioni precarie o difficili, o peggio ancora, nelle periferie, scelgono altre strade, certamente non sono quelle della legalità. Approfittiamo del prefetto che ovviamente ha vissuto in prima linea questi problemi, ma la microcriminalità giovanile, io penso che bisogna cercare di evitarla facendo i giovani inserire in strutture lavorative, corsi di formazione professionale. Lei nella sua attività metteva prima in evidenza che ci sono molte caserme smesse di polizia. I giovani possono essere chiamati a frequentare dei corsi fatti stessi da questi ex formatori militari insieme a scuole professionali. Allora, innanzitutto chiariamo una cosa, che oggi la delinquenza minorile è una delle cause anche, il venir meno un po' della famiglia. La famiglia, il nucleo familiare è essenziale per l'educazione dei giovani. Venendo meno la famiglia, è ovvio che la scuola non può sostituirsi completamente alla famiglia. La scuola ci prova a sostituirsi alla famiglia, ma non è possibile. La scuola da sola non può sostituirsi alla famiglia. È necessario comunque che noi pensiamo a questi giovani per evitare la delinquenza minorile, per evitare che, come diceva l'avvocato Vadilonga, che delle persone particolarmente colte, particolarmente brave vadano via dall'Italia. Bisogna far sì che noi creiamo delle strutture, creiamo dei progetti che aiutino i giovani a essere lavorare, inseriti a in società. formarsi, a lavorare. Io non escludo che con l'aiuto delle forze dell'ordine, con l'aiuto delle forze armate, con l'aiuto delle istituzioni, si possono fare dei progetti affinché i giovani che hanno oggi soltanto la scuola media possono avere dei percorsi per potersi diplomare e quindi accedere ai concorsi per la pubblica amministrazione. Si è parlato di un progetto in tal senso, però è ovvio che tutto questo debba essere poi trovare Qualche protocollo d'intesa. una sua soluzione sentendo le autorità politiche, sentendo le istituzioni romane, in maniera tale che si possa fare in modo che i giovani abbiano una formazione e un lavoro. E questo è importante perché parlando prima pure con l'avvocato, il collega, noi abbiamo bisogno di tante qualifiche, o perlomeno attestati di frequenza di corsi per tante qualifiche, specialmente nelle forze armate, mancano idraulici, che dicono meccanici, tanti Autisti. settori, autisti e così via. Io penso che utilizzare la scuola tipo come era una volta l'avviamento professionale, commerciale, industriale, perché veramente uscivano delle persone con delle competenze. Quindi penso che, come diceva il prefetto, bisogna fare delle progettualità. E penso che la tua associazione può darci una mano. Ma ripeto, noi come associazione siamo sempre, diciamo così, interessati e propensi a trovare le soluzioni migliori per quanto riguarda questa realtà della Regione Campania che, detto fra di noi, ha subito anche l'illusione del cosiddetto reddito di cittadinanza, Purtroppo. che era un'illusione perché alla fine era uno strumento per demotivare più che motivare a lavorare. Sono Quindi d'accordo. questa è una vicenda che purtroppo politicamente è sbagliata nell'andarla a perseguire,
E fra l'altro, ripeto, il lavoro si crea innanzitutto creando le strutture, creando le qualifiche e creando le motivazioni. Quindi, quando si parla di, diciamo, di lavoro, bisogna parlarle nella maniera più, diciamo, corretta possibile. E i giovani, che poi non sono così persi così nello scenario sociale, ma vanno accompagnati, e io credo che l'idea progetto di creare questi corsi per giovani, con i protocolli d'intesa con le forze armate, con le forze di polizia, con i carabinieri, potrebbe essere un veicolo per cercare di dare, diciamo, degli obiettivi e una significazione a scegliere la legalità, anziché, diciamo, la poltrona e il divano che riguarda chi non vuole lavorare, diciamo, oppure l'esodo, diciamo, in altre realtà che sono sicuramente illegali. Avvocato, io sono veramente d'accordo perché con i 5 Stelle ci hanno rovinato, perché hanno fatto questi redditi di cittadinanza senza dare una possibilità di impiego di lavoro. Invece tanti anni fa, quando ci sono i disoccupati organizzati, io ho avuto il piacere di fare il disoccupato organizzato, il leader di queste cose, però noi prima di fare qualunque cosa facevamo una cernita e andare all'ospedale, a voi che vi serve? A voi in ospedale che vi serve? Quale qualifica? A voi metalmeccanici, quale qualifica vi serve? Per questo io dico che il prefetto ha detto giusto. Tanti lavori possono trovare soluzioni con dei corsi. Cioè, per esempio, si fa una cabina di regia, sta una società, che vi manca a voi? Voi siete una vetreria, qual è la qualifica bassa che vi serve? Bisogna fare Quali? notare, ecco, organizzarci, fare bisogna organizzarci. Allora, qual è il concetto? Il concetto è che fare in modo di togliere i ragazzi, i giovani dalla strada. Solo così. Togliere i ragazzi dalla strada e indirizzarli verso la scuola per poter acculturarsi ancora di più E inserirli nel mondo lavorativo. e dare a loro la possibilità di imparare un mestiere, di fare un mestiere che può portarlo e nel privato, nelle aziende private, oppure dare loro la possibilità di Di avere un postulare. diploma, di imparare un mestiere stesso per entrare nelle forze dell'ordine, diciamo nella pubblica amministrazione, in maniera tale che tutto questo tolga i ragazzi dalla strada. È ovvio che va fatto un progetto, che sia un progetto che va presentato. Se dobbiamo dare neanche a chi ci ascolta dire ecco è fatto proprio. Cioè è un progetto che va fatto, Studiato con pensiero. presentato alle istituzioni in maniera tale che poi si possano creare quelle strutture e quei corsi per far sì che i ragazzi siano formati e poi abbiano accesso al lavoro. Quindi dare delle gratificazioni, dici tu fai questo Esatto. attestato di 6 mesi di corso presso una struttura Questo poi fa parte del riconosciuta. progetto, questo poi sarà è quello che poi si richiede, è necessario poi capire che cosa le aziende richiedono, perché tutto questo deve nascere attraverso un dialogo Dall'esperienza. con le aziende, un dialogo con le unioni industriali, con l'unione commercianti, con la Confcommercio, in maniera tale che andiamo a fare dei corsi, Specifici dei per specifici tante. e soprattutto andiamo a riscontrare le richieste che vengono fatte alle istituzioni che dovranno organizzare questi corsi o comunque questa attività scolastica per conseguire il diploma. Prendi nota, fai una cabina di regia, mettere su delle persone disponibili a chiedere nelle varie aziende del territorio, specialmente dove ci sta dispersione scolastica, che esigenze ci avete, perché molte persone hanno esigenze di qualunque settore, stanno tante qualifiche che non esistono, però che si fanno praticamente, perché all'epoca inventarono l'addetto alla poltrona del dentista, hanno inventato chi guardava l'incendio sulla montagna quando ci stava la vecchia democrazia. Quindi fare una cernita a vedere tutte quelle esigenze che possono nascere dalle varie piccole imprese, dalle aziende, tu che sei molto inserito nel contesto industriale, dire guardate, voi aziende, quali sono le qualifiche
basse che vi servono. Poi chi vuole prendersi una qualifica superiore, ben venga, perché giustamente una volta che uno vede che si toglie dalla strada, ha un impiego, è normale che poi pure provvedere. Tu che ne pensi, avvocato? Ma secondo me la problematica trova una soluzione solo ed esclusivamente nel lavoro. Quindi gli slogan precedenti, cioè aboliamo la povertà, secondo me, ritornati indietro, perché chi le lanciava questi slogan poi alla fine ha dato una concreta rappresentazione di un'incapacità sia politica sia formale. Quindi io dico che alla fine il lavoro va sicuramente trovato nelle realtà industriali, ma anche nell'ambito artigianale, della moda. Tenete, c'è da dire che in Campania, per esempio, c'è un grande polo per quanto riguarda la moda, e quindi anche quello è un settore dove effettivamente c'è bisogno di stilisti, sì, c'è bisogno di disegnatori. Quindi, ripeto, il lavoro alla fine, insomma, anche da mie esperienze, alla fine il lavoro ci sta, il problema è che mancano soggetti qualificati che possono essere inseriti nel mondo del lavoro. Perciò dico, lo sforzo è proprio questo, di far superare questi ostacoli, anche dell'indifferenza, perché poi, detto fra di noi, la formazione intesa alla vecchia maniera serviva più per il lavoro dei formatori che non per quelli che dovevano essere formati, insomma, è chiaro. Allora, se invece, anche la stessa vicenda dei navigator, no, parliamoci chiaramente, insomma, quella è una vicenda ancora più emblematica. Alla fine i navigator che dovevano trovare il lavoro per quelli che erano gli utenti, erano loro che erano disoccupati e fra l'altro nemmeno sono stati inseriti. Quindi ripeto, il lavoro va affrontato con le persone giuste e con i progetti giusti. Io credo che dai bisogni delle aziende e si creano le qualità. E ripeto, il progetto che diceva prima il prefetto è un progetto che può trovare una valida soluzione. Prefetto, siamo in chiusura. Prego. Allora, noi ci affidiamo nelle sue capacità organizzative di farsi carico, di fare in modo che questo che noi stiamo dicendo venga tradotto anche politicamente, perché parliamoci già, se non ci sta una politica alle spalle di questo progetto, rimaniamo sempre... Avvocato, io è chiaro che noi abbiamo il dovere di creare delle alternative ai giovani, cioè bisogna dare degli obiettivi ai giovani, cioè una volta che escono dalla scuola, che sia la terza media, che sia il diploma, che sia università, bisogna creare delle alternative, bisogna far sì che i giovani ritrovino la loro dignità nel lavoro, perché solo il lavoro dà dignità all'uomo e dà dignità agli uomini. È ovvio che queste idee che noi oggi abbiamo messo sul tappeto, sul tavolo, devono trovare una loro concretezza, devono un loro sbocco, come prima si diceva. È ovvio che da parte nostra c'è l'impegno massimo, perché vogliamo bene a questa città, vogliamo bene al nostro paese, vogliamo far sì che i giovani napoletani bravi non vadano via da Napoli, ma che trovino in Campania, trovino a Napoli, raggiungano i loro obiettivi. Grazie. Auguriamo di averla di nuovo da noi. Ospite, perché lo so che lei ha fatto un sacrificio, mi ha posto da Roma, ha lasciato impegni importantissimi di governo. Grazie all'avvocato, ma di Londra, grazie. Con delle idee quasi portate avanti da poter concretizzare. Alla prossima. Grazie.